Kid combaci sul problema. Egli. Guayama, paese tu ci vieni. Ma sei cretino. Fuma televisione dopo canta. Bello bello che ti faccia faccia tanta. E baba te. Si giri con mia, te sali chi via. Te vagina sporta con la fantasia. Si giri con mia, te sali chi via. Me salo pure io. Si mi darà lo specuno del muro. Si passi qua ha perso già un muro. Se si innaggiuvinendo da maritane ti guarda e ne comincia la critica. Questa era figlia, ma su Nicola che ci ha colpito e non era a scuola. Ma se fosse figlia mia, la pigliera con la curria. Era figlia di cumma Teresa che sciamatina piffa spesa. Si scontra con un guagliuno e si indica non danno fortuno. Ero figli con Papinuccio, denari ricchi come lo cioccio. A fatica non la papà, pensa sulla passia. Era figlia di un pecoraro, ma chi vicchi per denaro. Minigonne e cavolzi curti, eri vigili pigliano insulti. Ebbene, cari amici di Si giri con mia, continua la nostra 17ª edizione di Si giri con mia de scialichi via, trasmissione più amata dai calabresi. Ebbene, oggi siamo in uno dei borghi più belli d'Italia. Cari amici, siamo in provincia di Cosenza, precisamente ad Altomonte, dove sicuramente ci aspettano tante tradizioni, ci aspetta tanta storia, ci aspetta tanta cultura. Ci aspetta tanta gastronomia, per fortuna. Siamo seduti in un bar, io con a carti. Shh, aspetta. Non sanno lui che adunni la nasparti. Noi chiaravie navo tra i carti. Due udico ormai nano fatto un'arte. Ringrazio l'amministrazione comunale per averci ospitato in questa bella giornata di sole qui ad Altomonte. Chiamo vicino a me l'assessore Mario Pancaro, assessore al turismo del comune di Altomonte, per un saluto ai nostri telespettatori, e anche il consigliere Giuseppe Capparelli, consigliere con delega al culto. Assessore, buongiorno e grazie per l'ospitalità. Buongiorno e grazie a te Paolo per essere venuto qui ad Altomonte, come già detto uno dei borghi più belli d'Italia, con la tua trasmissione Si giri con mia, ti scialichi via. Grazie, ma soprattutto volevo salutare i tuoi telespettatori che sono tantissimi di Video Calabria e tutti quelli che poi ci stanno sentendo. Siamo stati fortunati con questa bella giornata di sole, lo hai detto tu, saremo facilitati per scoprire tantissime cose, cultura e arte, gastronomia e tante altre cose, ma soprattutto accoglienza da parte degli altomontesi. Benvenuto ad Altomonte. Grazie, ecco, e scatta l'applauso. Buongiorno, benvenuti ad Altomonte, uno dei borghi più belli d'Italia. Ringraziamo Video Calabria, il vostro servizio che state facendo ad Altomonte, e seguiteci perché è veramente una bella trasmissione. Grazie e buona giornata a tutti. L'ho appena anticipato, paese ricco di storia, di cultura, di tradizioni, di gastronomia, e quindi vi conviene rimanere incollati lì davanti al televisore, perché si dice quella battuta che di dietro non si vede niente al televisore, è vero? Ma veramente questo lo state dicendo voi, non l'abbiamo detto noi. Ah, perché un consigliere sa vedere da rete la televisione. Bene, grazie. Un saluto naturalmente, un applauso al maestro Enzo Barbieri, col quale mi rivedo dopo un po' di tempo, ed è sempre un piacere incontrarti. È tutto mio il piacere, Paolo. Tu, l'ultima volta che ci siamo visti a Nocera Terinese, in una festa di piazza. Esatto. E c'era il nostro carissimo, mi dovete scusare ma lo devo menzionare, c'era il nostro carissimo Emanuele,
che tu conosci. Ricordo, cioè, ci mancherebbe. Molto bene, ti ricordi molto bene, anche perché lui di te aveva una grande stima, proprio tantissimo, gli piacevi tantissimo come presentatore, come comico, come tutto, ecco. E poi niente, poi non abbiamo più rifatto i compari perché insomma, mancando quella pietra miliare, purtroppo non siamo riusciti più a sostituirlo. Però sono rimaste le canzoni, sono rimasti i ricordi, sono rimaste tante cose che naturalmente io ogni tanto rispolvero. E, certo. Quindi, ecco. E niente. Bene, maestro, grazie, ci vediamo più tardi. Intanto per questo gruppo di Pacchiane che trovo qui, chi è che mi dice una rappresentanza? Chi è che mi dice qualcosina? Che cosa fate? Allora, questo è il vestito tipico altomondese, la pacchiana. Praticamente è composto dalla camicia in cotone con questo merletto cucito a mano e ha una doppia apertura davanti e dietro, perché nei tempi antichi si usava che la parte più consumata davanti poi si girava dietro. E quindi ecco. Si vede di meno. Sì, insomma. Perché era più consumata e quindi furbe, no? Sì, la parte di dietro poi passava avanti perché era più nuova. Poi abbiamo il corpetto di sopra che è in seta damascato, abbiamo la gonna che praticamente è in velluto e veniva per le pieghe veniva fatta cotta a vapore. Il grembiule e il invece un macaturo tipico altomondese di colore giallo oppure bianco. E questo era il vestito importante, si portava per i matrimoni, per le cene, quindi era il vestito di festa per il matrimonio. E la treccia rappresenta la corona, quindi la pettinatura della corona. Perfetto, io ho parlato con Franca Tiesi. Merita un applauso Franca Tiesi, perché come ci ha esposto il costume tipico di Altomonte. Perfetto, se voi continuate l'applauso, il nostro maestro continua quattro note di musica, noi partiamo e ce ne andiamo in giro ad Altomonte per conoscere un po' tutto quello che c'è di straordinario sicuramente da conoscere. Dov'è l'applauso? Dov'è la musica? Ah, la musica è qua. Si parlava da sirata prima, domani nividi ma la scurata, falli dalla chitarra raccordata, cape cantana da sta starà mia, e la chitarra attacca la sonata, e aspetto muta faccia stu barbuni. Miei cari amici sintonizzati sul 10 di Video Calabria per Sigiri Cumia di oggi, siamo al momento di conoscere un po' le origini storiche di questo straordinario paese che oggi visitiamo con la nostra puntata, che è Altomonte, uno dei borghi più belli d'Italia. È un po' quello che c'è di interessante da conoscere quando qualcuno avrà, come dire, l'intenzione di venire a visitare questo straordinario paese. Lo facciamo con Giulio Pignataro, che ringrazio per essere insieme a me, non ci vedevamo da un po' di tempo, intanto grazie Giulio. Grazie a te, grazie agli amici di Video Calabria. Sì, vi invitiamo a visitare Altomonte, città d'arte, città dei festival, dei matrimoni, ma ultimamente anche città
del cineturismo, quindi proprio ultimamente è stato girato un film io e mio fratello, Borghi più belli d'Italia, città slow, bandiera verde per le colture biologiche, ma soprattutto la città da visitare. Molti turisti stanno arrivando in questo periodo, arriveranno per la tarda primavera estate da ogni parte del mondo, Francia, Spagna, prenotazione da ogni parte d'Italia, tour operator che stanno valorizzando i nostri territori e soprattutto un turismo fatto di quello che è un po' la medicina del turismo, quindi un bellissimo museo civico con opere dell'arte toscana e dell'arte meridionale, la chiesa più importante che è il Duomo di Santa Maria della Consolazione e poi la chiesa di San Giacomo Apostolo, la chiesa di San Francesco da Paolo che è alle nostre spalle e il chiostro francescano, quindi un insieme di elementi tra cui poi ottimo è visitare il borgo, l'accoglienza dei cittadini di Altomonte e soprattutto poi la cucina altomontese che è conosciuta in ogni parte del mondo. Di un destino perché su lui tu potia fiori da vita mia non lo vedi lo tempo passa ma tu cosi ti diria casi qui dell'amore non passa care stelle stupestia casi tutta la vita mia di un giulo destino perché su lui tu potia. Bene, manca solo qualche notizia, qualche le origini storiche di questo paese. Sì, ricordiamo che ne parla Plinio il Vecchio nella sua Historia Naturalis, è il suo primo un manoscritto che parla di una realtà di origine romana che produceva il vino balbino che ancora tuttora si produce. Tre importanti famiglie da ricordare, nel 1300 la famiglia Sangineto, a capo il principe Filippo Sangineto, tra i più importanti esponenti della famiglia di Roberto D'Angiò, quindi il re di Napoli. Poi la famiglia Ruffo e la famiglia Sanseverino, Coviello Ruffo sposò Luca Sanseverino, principe dei Bisignani di Salerno, si unirono queste due famiglie tra le più importanti nobili e ricche del sud Italia. Una grande storia fatta di famiglie anche importanti di commercianti, Coppola nel 1500, i Giacobini, produzione di vini, produzione di liquori che ancora tuttora persistono con, grande, con le tradizioni locali. Parliamo di maestranze dell'argilla, laboratorio di orafo, artisti, quindi c'è di tutto e di più. Vi aspettiamo, per saperne di più basta andare sul profilo Facebook Altomonte Borgo, Comuni di Altomonte, oppure sul sito web www.comunidaltomonte.cs.it. Bene, grazie Giulio Pignataro, come al solito molto breve e conciso, però devo dire grazie per la collaborazione, ti auguriamo una buona giornata. Grazie a te Paolo, grazie agli amici di Video Calabria, ricordiamo a breve da giugno a settembre i feste di Altomonte, teatro scuola, danza, rock, jazz, blues, il Festival Mediterraneo, il Festival Centrale ad agosto. Vi aspettiamo, basta andare sui nostri profili Facebook Altomonte Borgo, Comuni di Altomonte e sul sito web comunidialtomonte.cs.it. Non manca niente, Altomonte, provincia di Cosenza, per Sigiri con Mia di oggi, continuate a rimanere con noi, andiamo! Cari amici, o meglio, care amiche, perché mi rivolgo in modo particolare alle femminucce, perché andremo a vedere qualcosa che interessa di più, come dire, alle femminucce. Sono con l'amica Aksana che adesso ci farà vedere un po' che cosa lei realizza con le sue mani, un lavoro, come dire, che richiede molta attenzione, perché non lo so, perché ce lo spiegherà lei. Intanto Aksana, grazie per essere qui con noi, spiegaci un po' che cosa fai. Benvenuti intanto. Stiamo facendo un gigliuzzo, famoso gigliuzzo che si usa in Calabria per rifinire un po' il corredo. Un gigliuzzo, l'ho sentito nominare, ecco. Per esempio, quanti come me avranno sentito dire un gigliuzzo? Che cosa è un gigliuzzo? Avete pure visto sicuramente, ma non li conoscete, voglio però dire. Però chissà qual è. All'immagine, sì, poi vi farò vedere un po' da vicino. Quindi adesso quello che stai facendo tu, che cosa è una coperta? Che cosa stai... È una coperta che farà parte del corredo.
e una coperta all'uncinetto, confezionata con lino, e ci vuole un minimo di rifinizione che si fa con Gigliuzzo, che è una cosa che si riconosce molto in Calabria. Ma Gigliuzzo sarebbe questo punto qua, questo... Sì. Questo è inizio, poi vi farò vedere magari già finito, è una cosa molto carina. E tu perché hai la passione per queste cose? E se qualcuno mi diceva 20 anni fa che mi sarei appassionata, le avrei fatto una risata in faccia. Invece una volta preso in mano un ginetto e ago, è una cosa che trascina, come si dice. È una cosa molto contagiosa, molto richiede un po' di minuziosità, precisione, però poi il risultato dà una soddisfazione. Beh, come dire, tu hai continuato perché è stato un qualcosa che ti piace fare, ma magari molti avranno abbandonato perché dice: oh, qua ci vuole troppa pazienza, quindi lasciamo stare. Ad Altomonte, per esempio, io posso giudicare la situazione qui. Molti, moltissime sanno lavorare e lavorano. Magari non sanno di rifinire, confezionare, ma lavoro all'uncinetto, parte del corredo, si lavora molto ancora, nonostante si dice che a chi interessa più ormai non è vero niente. Al battesimo, al matrimonio, a una laurea, a una casa nuova, c'è sempre una cosa che fa parte del corredo. Beh, è importante che qualcuno continui a fare questo tipo di lavori, perché sicuramente quello che viene realizzato in questo modo avrà più valore di quella coperta, di quel copriletto, di quell'asciugamani che tu vai a comprare nei negozi, fatti in serie, è vero? Perché il pregio è proprio questo. Pure se non è fatto proprio a 1000 per 1000, magari preciso, il fatto che l'hai fatto tu, certo, magari l'hai regalato a qualcuno, o hai fatto per la figlia, per una nipotina, e ha un tutto valore suo, assolutamente. Quindi ancora c'è qualcuno che si fa il corredo qui? Qualcuno, ad Altomonte c'è tanta gente che lo fa. Ah, che bello! Abbiamo scoperto che ancora ad Altomonte si prepara il corredo per la futura sposa, insomma. Sposa, un neonato, un laureato, come no? E ad Altomonte ci sarà pure un centro, un laboratorio, che noi in primavera faremo parte pure del giro turistico, dove si potrà vedere magari il lavoro di molte persone. Chi più, chi meno si dilettano, ad Altomonte lavorano molto. Sai che una volta quando... si fidanzava la coppia, una coppia di fidanzati, insomma, si fidanzavano e poi si usava a chiedere: e tu che porti dote? Era un corredo, che ci tiene. Allora si faceva il conto, dici: oltre io ci metto a casa, tu ci metti questo. Dici la ragazza, dici: io nel corredo ho 4 asciugamani, 2 coperte per il letto, no tappeto. Una volta funzionava così, perché la ragazza doveva dire che cosa portava in dote, vero? Adesso magari la dote così non viene proprio considerata, certo, ma comunque ancora si usa a preparare il primo letto, mettere tutto necessario, tutto l'occorrente, come no, copri dolci, come si fanno le scaleggi per le feste, stessa cosa. C'è sempre una parte del corredo che è abbinata a ogni festa. Bene, Oksana, tu che cosa fai? Quali sono le cose che si realizzano, che realizzi, insomma, le coperte? Allora, un pochettino tutto si fa. Si ricama diversi punti, rifiniture, si lavora all'uncinetto, si fanno le coperte, asciugamani, copridolci, porta biancheria per i bambini. Tutto quello che un pochettino si usa per festeggiare ogni cosa che si fa in una famiglia. Una volta molte di queste cose venivano fatte con gli antichi telai, conosci il telaio? Sì, immagino. Io conosco il telaio e uso telaretti piccoli, telaretti più grandi, come no? Ci sono punti che non si può fare senza usare questo e fanno parte del lavoro. Bene, grazie Oksana e complimenti e buon lavoro. Grazie.
E com'è bello, bellissimo, ma catto. Però venite perché oggi mi serve, in italiano come si dice? Una crasta. Venite, da Maurizio, andiamo. Buongiorno Maurizio, come va? Bene, bene, buongiorno. Buongiorno, senti, intanto siamo amici alla Terracotta, la Terracotta ad Altomonte, vi ricordo siamo in provincia di Cosenza oggi per Sigiri con mia. Mauri, perdonami, sto cercando una crasta, ma il problema sai qual è? Che io questa crasta non la vorrei né grande né piccola, né una cosa media, insomma una crasta alla misura giusta. Sto facendo proprio questa, guarda un poco. Una crasta? Sì, una crasta sto facendo. Caspita, ed è misura giusta? Ah, potremmo fare, dato che ci sei, mi dici tu come la dobbiamo fare, la grandezza, come deve essere stretta, alta, questo è quello che mi dici facciamo. Mamma mia, allora che guarda che ci vuole fortuna, sono stato fortunatissimo. Allora, cari amici, questo di Maurizio fa parte di uno di quei lavori artigianali, possiamo tranquillamente dire un antico mestiere, che sono quelli che noi andiamo a riscoprire, andiamo alla ricerca proprio di questi antichi mestieri, di questi lavori artigianali che si facevano una volta. Per fortuna qualcuno ancora lo fa adesso, ma molti hanno abbandonato un po' perché, come dire, non sarà il caso di Altomonte, perché è un paese, come dire, a vocazione turistica, per cui ci sono tanti turisti che vengono da fuori, che magari vengono a comprare l'oggettino, il ricordino, il souvenir da portare via dopo le vacanze. Però, caro Maurizio, in molte parti questo tipo di lavoro sta ormai scomparendo. Sei d'accordo con quello che dico? Sono d'accordo, ma mi dispiace tanto. Lo so, però è inutile che ci mettiamo a piangere adesso, facciamo finta che non è successo niente, perché la nostra trasmissione, come dire, come dire, deve portare nelle case allegria, pensieratezza e basta. Ma io guarda che ti devo proprio annunciare una cosa in anteprima. Cosa sto realizzando ad Altomonte? Sto facendo un laboratorio dove realizzeremo tutti questi oggetti che vedete qua, perché noi abbiamo la fortuna di avere l'argilla rossa che ci parlano in tutto il mondo, perché riusciamo a fare le pignate e le pentole che sono ottime, che resistono alle temperature senza mettere materiali dannosi, sono tutti quanti proprio l'argilla ottima, ricca di ferro, la rossa. Allora cosa sto facendo? Sto realizzando dei corsi di ceramica dove facciamo la lavorazione e dove, diciamo, chi vuol venire ad imparare, stiamo cercando di realizzare una sorta per non far morire questo mestiere, anche se ci sono già i miei figli che l'hanno preso il mestiere. Cosa importante. È cosa importantissima. E quindi questo voglio far vedere, diciamo, che se uno si impegna con un po' di pazienza, l'artigianato è quello che, diciamo, è la storia che giustamente racconta la nostra Calabria. Senti, quindi tu mi parlavi dell'argilla rossa, ma che si trova proprio qua in zona? Si trova proprio in zona, c'è una zona che si chiama Contrada Boscari. E noi cosa ci facciamo con l'argilla rossa? Ti voglio fare. Sì, vedere. Sì, vai, trova, così io ti aspetto. No, non me ne vado, Mauri, tranquillo. Sto qua. Che ci fate? Ci facciamo la pignata a base larga. Bellezza, ci mette quattro fagioli, cadete. Quattro legni, insomma. O quattro ceci, E la caratteristica di questa qual è? Che ci facciamo una bella base larga che non solo si può mettere al caminetto, ma chi non ce l'ha, perché anche i caminetti stanno sparendo, la può mettere anche sul fornello. L'unica accortezza delle nostre pendole pignate è quella di non lavarle calde. Una volta che si cucina, si fanno raffreddare e poi si lavano. Senti, qual è il problema? Perché spesso succede, comprando queste cose di terracotta, che poi quando tu le vai a mettere sul gas si spaccano. Si spacca la pignata perché, quello che vi dicevo già prima, l'argilla rossa deve essere proprio l'argilla rossa. Qualcuno, non avendo questa argilla, va a utilizzare l'argilla che ci stiamo facendo a crasta
e ci mette del colorante per farla diventare rossa e non già la caratteristica, diciamo, che c'ha l'argilla rossa, tutto qua. E poi la cosa principale che io dico sempre sono gli smalti, che devono essere apiombici, cioè senza piombo. Esatto, perché ovviamente essendo il fatto che poi la pignata si utilizzi per scopi, come dire, alimentari, è giusto che deve essere tutto naturalmente regolare, che a norma, che possa essere usato per cucinarci, insomma. E senti una cosa, al di là di quelle che sono le procedure che le abbiamo viste qualche 6 o 797 312.912 volte della lavorazione, che poi bisogna aspettare che si asciughi, poi si mette nel forno, esce fuori il biscotto, non quello da mangiare, ma sarebbe l'argilla che poi diventa color biscotto, insomma rossiccia, che poi va lavorata, va dipinta e tutto il resto. Al di là di questo, cioè la difficoltà nel realizzare una forma al torno, ma sta tutto nella tecnica, nelle mani. È tutto giustamente nelle mani, che si acquisisce. Più uno lavora al torno e più diventa bravo, come tutte quante le altre cose. E ovviamente quello che vedete qua, la maggior parte degli oggetti sono fatti al tornio, e poi ci sono gli aiuti degli stampi quando si fanno delle maschere e quant'altro, quelli sono fatti a stampo, o addirittura c'è anche il colaggio con l'argilla, che comunque va cotto a 930 gradi. Parlando per valorizzare l'artigianato, voglio ricordare che ad Altomonte da pochi giorni due giovani ragazzi, per non lasciare Altomonte, hanno investito su Altomonte. E cosa hanno fatto? Hanno creato un sito che si chiama Brahalla, che promuovono ad Altomonte, promuovono l'artigianato, diciamo, di spicco, che pure ad Altomonte ce n'è tanto, ce n'è. Beh, no, io ti chiedevo il discorso della manualità, insomma, per realizzare, perché siccome tu mi dicevi di questo corso, di questa cosa che stai organizzando, ero quasi quasi interessato, insomma, se non era una cosa molto difficile da apprendere. Ma sicuramente non è difficile, perché già facciamo i corsi nelle scuole da anni. Giustamente, prima di sedersi al tornio vanno insegnate, diciamo, la procedura che si deve fare prima, quello di rendere l'argilla morbida giusta per lavorarla al tornio, si spiega, diciamo, le temperature che arrivano i forni, ma l'altra cosa molto importante è la smaltatura, perché la smaltatura di questi pezzi, ovviamente quando si va a preparare lo smalto deve essere fatto, diciamo, uno smalto al punto giusto, dico io, altrimenti quando si mette nel forno poi si hanno le sorprese. Questo col tempo si assorbe, diciamo, uno riesce a realizzare quello che si vuole. Certo. Ovviamente ci vuole tanta passione, perché questo è un lavoro più che altro di passione, ma io sono convinto che quando mi metto in testa una cosa sono duro. Quindi deve essere così. Perfetto, grazie Maurizio, buon lavoro, però se mi fai la cortesia, adesso però mi dovresti finire la grassa, perché sennò me ne vado senza la grassa. No, cioè, penso io te la faccio trovare finita, farò un bel No, l'importante è che me la finisci, perché poi non c'ho il forno io per cuocere, per fare il biscotto, ma non ti preoccupare, la metto nella friggitrice ad aria. Ciao Maurizio, grazie. Ci vediamo, ciao, un caro saluto a tutti gli altomondesi nel mondo. Aia, ma appunto Nape, no, stavo scherzando. Luciano, no, Michele, Luciano e Angelo, bene, cari amici, sono all'azienda Apicoltura Pacienza, che in tutte le cose praticamente ci vuole pacienza, per farvi vedere
delle cose molto particolari che loro producono nella loro azienda. Apicoltura, chiaramente ci occupiamo di miele, ma non solo, perché loro producono anche uno straordinario vino aromatizzato, posso dire, va bene, al miele e anche la birra. Parlo un attimo con Luciano Michele perché ci spiegherà un po' come viene fuori questa produzione del vino. Allora, noi abbiamo queste due bevande in esclusiva che sono Elisir ed Elysium. Siamo andati a rifarci noi alla tradizione greco-romana per quanto riguarda proprio l'ippocrasso, quindi il vino aromatizzato con il miele e le spezie. Abbiamo un bianco che è con una malvasia calabrese, quindi 100% malvasia con miele di acacia e spezie, e abbiamo poi anche il rosso, che sono sempre uve, ad esempio come il Maiocco, Castiglione e Calabrese, sono uve del territorio con miele di castagno prodotto nel Parco Nazionale della Sila, e spezie, sempre la nostra, quella è la nostra ricetta, chiaramente. E sono due vini da fine pasto, cioè due bevande da fine pasto. Ecco, questo volevo dire, sì. Con che cosa si degusta questo vino? Allora, possono essere abbinati con formaggi belli forti, quindi durante l'antipasto con un bel tagliere. Noi, io li consiglio anche fine pasto insieme al dolcetto, ai dolci tipici tradizionali nostri del territorio, o anche ad esempio poi in miscelazione come preparazione per i cocktail in alternativa al vermouth. Stiamo lanciando chiaramente quella che può essere una valida alternativa del territorio. Perfetto, complimenti, devo dire che noi siamo cascati bene, nel senso che abbiamo trovato sia il dolce che il formaggio, quindi possiamo assaggiarli tutti e due, insomma, alla fine il discorso questo è. Grazie Luciano. Invece la birra? Allora, la birra è una birra di ispirazione belga, che noi abbiamo chiamato Honey Ale, come una Belgian Ale. Praticamente è una birra 6,5 gradi con il miele di Sulla, sempre un miele che produciamo qui nel nostro territorio, e la birra è 6,5 gradi, quindi è bella forte, ed è amara in partenza e fruttata, e il miele, essendo aggiunto durante la fermentazione, non si sente stopposa comunque come bevanda, anzi risulta molto beverina, e il miele lo senti sulle labbra a fine bevuta. Senti, che gradazione ha quel vino? Allora, il vino abbiamo 10,5 per il bianco e 12,5 per il rosso, quindi scende che una bellezza. Eh beh, ci credo, anche perché sicuramente avrà un gusto molto particolare, essendo aromatizzato al miele. Grazie Luciano e complimenti perché sono delle cose molto particolari, insomma. Parlo con Michele adesso per quanto riguarda la produzione del miele. Quanti tipi di miele fate? Queste api dove vanno a, come si dice, a beccare? Allora, noi facciamo come tipologia sono il millefiori, il castagno, l'acacia, la sulla, l'arancio, che poi sarebbero agrumi in genere, e in più facciamo, dato che portiamo le api all'impollinazione delle cipolle, che se ne produce proprio veramente pochissimo, un miele alla cipolla. Michele, senti, non sappiamo se tutto quello che si apprende e che si legge poi corrisponde in effetti a verità, però io leggevo ultimamente un articolo che diceva che alcuni scienziati medici canadesi hanno scoperto che, non ricordo di preciso, chiaramente non mezzo chilo, ma non ricordo quanti grammi di miele non pastorizzato, miele crudo, al giorno fanno bene alla glicemia, al diabete. Quindi è possibile quindi trovare il miele non pastorizzato? Allora, il miele, diciamo, in origine viene lavorato a freddo, quindi poi in seguito viene invasettato. Però il miele non si mantiene sempre allo stato liquido, perché durante l'inverno subisce, diciamo, la trasformazione e incomincia a cristallizzare. Si cristallizza, sì. Tranne l'acacia e il castagno. E poi, di conseguenza, per renderlo fluido bisogna pastarlo, diciamo, a una temperatura di 35 gradi più o meno, 38 gradi, in un forno che a questa temperatura non si può dire che è pastorizzato. Infatti stavo dicendo questo, perché 35-40 gradi non è, diciamo, una vera e propria fase di pastorizzazione. Esatto, no, non è pastorizzato. E quindi passandolo in questo forno a questa gradazione, che cosa succede? Che non si cristallizza? No, il miele ritorna, perché si cristallizza, poi ritorna fluido e noi dopo lo possiamo mettere nei vasetti, perché non lo invasettiamo tutto il miele, lo invasettiamo come abbiamo le richieste, e quindi lo conserviamo nei secchi da 25 kg. Dopodiché, niente, viene
viene passato dal forno, lo mettiamo in appositi contenitori d'acciaio e viene invasettato. Poi messo nei vasetti. Ritornerà di nuovo, se non viene venduto nei scaffali, se non viene venduto si ricristallizza di nuovo, perché... Non quando si cristallizza non vuol dire che il miele non è buono, no, è solo cristallizzato, no, anzi, perché lo zucchero è che... No, no. Si deve cristallizzare il miele, proprio per vedere veramente la genuinità del miele si deve cristallizzare, però purtroppo noi qua... quando lo vediamo negli scaffali che il miele è cristallizzato, che cosa, la prima cosa che ci viene da pensare è ci mettono lo zucchero e non è vero, ecco. Non è vero, ecco. In alcuni locali alcune tipologie di miele di ditte, diciamo tra virgolette, un po' grosse, lo vedi sempre bello fluido sia d'estate che d'inverno, quello è pastorizzato. Quello è pastorizzato. Mi sono sempre chiesto di queste benedette api, visto che voi producete il miele con diverse, come dire, vari tipi di miele, insomma, e il castagno, l'acacia, che ne so, la cipolla, abbiamo aggiunto anche oggi che non sapevo si facesse il miele alla cipolla, cioè queste benedette api, che fai? Devi portarle a passeggio? Certo, noi facciamo un'apicoltura che si chiama il nomadismo. Cioè, quindi che noi che cosa facciamo? Ad esempio ora le api sono tutte nella piana di Sibari, Corigliano. Per succhiare che cosa? Il miele d'arancio degli api. Arancio, ecco. Finita la fioritura dell'arancio, allora si incominciano, si prende il miele che loro ci producono, certo. Lo prendiamo, tra virgolette facciamo un tipo di saccheggio. Sì. Perché il miele loro lo raccolgono per loro, non lo raccolgono per noi. Certo. E quindi poi che facciamo? Portiamo le api a un'altra fioritura. In effetti noi rincorriamo le fioriture. Mm-hmm. Se c'è ad esempio la fioritura della sulla, se c'è la fioritura dell'acacia, la fioritura del castagno, e quindi portiamo le arne, le carichiamo sul camion, certo, e le portiamo dove ci sono le altre fioriture. Finito quest'altro tipo di fioritura, poi l'ultima fioritura che facciamo noi è quella del castagno. Finito quella, diciamo, la stagione apistica volge al termine, e quindi niente. Poi il miele, nel frattempo che facciamo questi spostamenti, poi lavoriamo dentro, che poi vediamo dopo la lavorazione, e lavoriamo dentro il miele che abbiamo già raccolto e portato dentro il laboratorio. Perfetto, grazie Michele, complimenti per la vostra, per quello che fate, per la vostra azienda. Luciano, in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille Paolo, speriamo di rivederti presto con tante altre novità. Quindi grazie mille a tutti per averci guardato. Sono rimasto attaccato. Il miele. Quello è una cosa che subiamo tutti i giorni pure noi. Grazie ancora. Io vi devo salutare da qua perché sono rimasto attaccato. Il miele sarà da caccia, perché non si caccia più a scarpa. Sono di tarantella, tu vieni e balla, c'è luna, luna brilla. Si giri con mia, te sali chi via, te ragina sporta con la fantasia. Pizzicariedo duci femminino, chitarra mia di legno che sona sona, chitarra mia di legno che sona sona. E sona di la sera fino alla mattina, per mucci d'una spasso a conde vola, per mucci d'una spasso a conde vola. Senta la gioia ci dona, a cui si va arrassando la mala nova, a cui si va arrassando la mala nova. Vena la notte di consola, pizzicariello mio chi sona sona, sona chitarra e sona di sola, sona chitarra mia sona che ora, sona chitarra mia sona. Sì.
Buonasera Francesco. E buon pomeriggio. Salve, ciao Francesca, come va? Bene, bene. Mi è rimasta una cosa da stamattina quando sono arrivato. Ma... E allora, attenzione, cari amici, sono con Francesca che mantiene un'altra, come dire, tradizione importante. Francesca si fa il pane fatto in casa e non pensate che lo faccia al forno elettrico, come molti sono costretti a farlo perché non tutti hanno la possibilità di avere un forno a legna. Francesca lo fa nel forno a legna, dico bene? Sì, sì. Come viene fatto questo pane? E viene fatto il giorno prima, viene fatto il lievito madre. Ecco, un'altra cosa molto importante è il lievito madre. Viene fatto il giorno prima, deve lievitare 12 ore e poi il secondo giorno si impasta il pane. Perché è importante il lievito madre? Perché col lievito madre, facendo il pane fatto nel forno a legna, impastato con il lievito madre, si mantiene di più rispetto al lievito di birra, è vero? Sì, sì, può stare anche 8 giorni che si mantiene bene. Invece quello col lievito di birra, il secondo giorno già... Ecco perché dico, quando noi andiamo a comprare il panino, la michetta al supermercato, ci mancherebbe anche buona, perché no? Però un giorno dopo diventa una pietra, è vero? Ah sì, giusto. Perché? Perché non è fatto con il lievito madre. Sì. Però mi devi dire la verità, tu adesso stai facendo questo lievito perché siamo questo pane perché siamo arrivati noi, o perché solitamente avete l'usanza ancora di farvelo, sì, per casa? Sì, perché sì. Anche mio marito gli piace il pane fatto in casa e quindi mi ha fatto il forno nuovo, tutto nuovo, e lo facciamo sempre. Che marito vizioso. Che si chiama Vincenzo. Vincenzo. A Vincenzo. I figli pure piace il pane. Ma a Vincenzo gli piace il pane fatto in casa. Ma naturalmente, oltre al pane, no? Vedo che qua ci sono delle cose, dei prodotti straordinari, queste focacce, queste pizze solamente con il pomodoro. Sì, è la pizza tradizionale. Non è la pizza fatta in pizzeria, è la pizza tradizionale. La pizza che fate voi? È la pizza fatta in casa, sì. Attenzione, perché qua c'è invece un altro gioiello. Questo è un altro gioiello. E vediamo se indovino con che cosa è fatto. Con gli scarafugli. Lo sapevo io. Ci avevo indovinato. Però non lo posso dire perché dice, ma tu l'hai detto perché l'ha detto Francesca. No, chi se la pizza con gli scarafugli, raga. Che per gli amici... che ci guardano dal Giappone, sono i famosi cicoli, quelli del maiale quando si fanno le frittole, poi quello che rimane sotto nella acquadara, come sì, a caudara. A caudara, noi chiamiamo a caudara. Quello che rimane sotto si, come dire, si prende, si raccoglie, si mette nei vasetti e poi... E sono... quelle cose che molti medici, per esempio, ordinano poi per curare il colesterolo. E tu hai colesterolo alto, non bucaci i scarafugli. E quindi... Però penso che fa male più il burro, questo industriale, che questo... Sono d'accordissimo, Francesca. In casa, penso. No, sono d'accordissimo. Né conservante, niente. Sono d'accordissimo, è che bisognerebbe capire dove... Francesca, allora, per quanto riguarda queste cose, bisognerebbe capire dove sta la verità. Nel senso che io leggevo un articolo l'altro giorno che diceva che i famosi grassi saturi, che sono quelli che fanno male, che provocano, come dire, l'innalzamento del colesterolo cattivo... non tanto quelli dei formaggi. Adesso è venuto fuori che la cosa che è più dannosa è la frittura, perché l'olio, quando raggiunge determinate temperature, crea questi grassi, tipo una paletta, cioè nel senso, vabbè, però noi prendiamo i pinnoli e non ci fa niente. Quindi voglio dire, insomma, forse non sono proprio così dannosi. Poi uno, Francesco, non è che se ne deve mangiare. Sembra che mangiamo tutti i giorni robe grassi. Perché mangiamo tutti i giorni scarafugli, sì.
Ma qua dentro, cioè questa qua com'è fatto questo impasto? Allora, una volta che ho lievitato il pane, l'impasto praticamente, io prendo un panetto. Oggi avvicinati, se no stiamo arrivando a Terranova. E prendo un panetto di questo impasto e lo impasto con i ciccioli, con le scarafoglie del maiale. Ah, quindi i scarafogli sono proprio nell'impasto? Nell'impasto. Ah, non è tipo una cosa che tu dici, poi dopo faccio una base, poi ci metto i scarafogli. Questo è sempre l'impasto del pane. Abbiamo fatto la pitta bianca, la pitta rossa e poi gli scarafogli. Pitta rossa viene a scarpe però. Pittarosso viene a scarpe, mi pare. Noi qui ad Altomonte chiamiamo Pittarosso. Sì. No, vabbè. È una cosa così. Era una cosa mia che certe volte capito che voglio dire, ha detto la coloria. Bene, e quindi ogni quanto lo fai il pane? E dipende, 15 giorni, 8 giorni, dipende. Vincenzo, non so, pressata col pane, bene? Sì, puro. Meno male che non ci sente. Grazie Francesca, complimenti per quello che fai, e niente, complimenti per la pizza con gli scarafugli. Grazie. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Per la serie I lavori artigianali, gli antichi mestieri ad Altomonte non finiscono mai, sono all'interno di questo laboratorio di falegnameria, sono con, posso dire, Mascio Raffaele, perché per chi ci vuole, come si dice dalle mie parti, ci vuole Mascia, ecco perché Mascio, ci vuole Mascia a fare determinate cose. Come si chiama questo tuo laboratorio? Questo si chiama l'arte di scolpire il legno. Noi siamo iniziati circa nel 2001, che siamo iscritti a tutti gli effetti, e abbiamo iniziato con sculture in legno, proprio quasi per gioco. Abbiamo fatto una barchetta, poi da lì è nata questa passione che... Allora ho detto bene, ci vuole Mascia, perché come dire, sì... Ci vuole sempre Mascia a fare una finestra o una porta, però la scultura, diciamo che già rientriamo in un tipo di arte molto più particolare che richiede forse delle capacità più. È vero. Quindi abbiamo iniziato con. È stata quasi per gioco. C'era questo pezzo di legno, abbiamo realizzato questa barchetta. E che poi piano piano, noi ancora eravamo piccoli, diciamo, non eravamo molto esperti, anzi me l'ha rifinita pure un amico. E poi da questa barchetta sono nati altri pezzi, ciotoline, dei vasetti, delle bottiglie, addirittura avevamo fatto il vecchio ferro da stiro, che in ghisa l'abbiamo riprodotto in legno d'ulivo. E poi da là abbiamo fatto tante altre sculture, però si sa che con l'artigianato non si va molto lontano, poi ci siamo dedicati un po' più alla falegnameria piano piano. Beh, poi alla fine ci rendiamo conto che per portare il pane a casa giustamente c'è bisogno di qualcosa di più, che sia più perché, commerciabile, poi perché alla la fine. Gente magari ha bisogno più della mensola magari, e la cristalliera, lo stipetto rustico, e la scultura è bella, è un ramo bellissimo, però poi alla fine non tutti hanno la possibilità di poter comprare un pezzo che magari sono andati mesi di lavoro, e quindi naturalmente il prezzo magari è un po' esagerato, certo. Quindi la gente va più sulle cose che gli servono tutti i giorni, certo. E d'altronde non si può dare un torto, perché con i tempi che sono, certo, non si può dire. Però noi ti abbiamo beccato, maestro, mentre tu lavoravi questo pezzo di legno. Sì, che cosa stai? È un unico tronco questo qua di legno di noce, e sto facendo uno sgabello qua. Non vi nascondo che l'ho iniziato un po' di tempo fa, però poi quando c'ho un po' di tempo lo riprendo, perché mi dedico più quando capita, il lavoro sicuro, che questo qua lo metto da parte, mo con l'occasione l'ho ripreso, perché fa sempre piacere fare questi lavori qua, è proprio una passione bella. Quali sono i tipi di legname che si usano
maggiormente per questo tipo di lavori, diciamo? Allora, questi tipi di lavori qua si usano di solito sempre legni pregiati, tipo la noce, il ciliegio, legno d'olivo, questi sono maggiormente i legnami più pregiati, il legno d'olivo, la noce, il ciliegio è pure un bel legno, questi sono proprio i legni, proprio in destra c'è l'olivo che è spettacolare. L'olivo è una venatura molto bella. Dei portapiatti, mo lo andiamo a vedere che c'è una venatura stupenda. L'olivo è praticamente il legno che abbiamo noi, è molto duro, si scolpisce bene e c'è una venatura che nessun altro tipo di legno è uguale. Bene, Marcio Raffè, per chiudere questa nostra bella chiacchierata, una domanda. Sì. Perché preferire un oggetto, qualsiasi esso sia, che sia la sedia, che sia la scultura, che sia il mobiletto, che sia la sediolina, perché preferire un oggetto realizzato artigianalmente? Allora, l'oggetto realizzato artigianalmente innanzitutto è un oggetto unico, che praticamente non è uguale a altre cose, non è una produzione di serie, è una produzione che la persona fa quel disegno e poi realizza quella cosa là in modo unico. Ogni opera è unica. Ogni opera è unica, non c'è una fabbrica che stampa migliaia di pezzi, il pezzo è quello ed è unico. E poi naturalmente la cosa fatta a mano sono cose secolari che durano negli anni, e quindi noi abbiamo qualche cliente che chiede proprio le cose fatte a mano perché vuole l'unicità della cosa, e in più sono delle opere che non sono in eternità. Ma infatti in altre occasioni io dico per fortuna che c'è ancora chi è alla ricerca di queste cose, sì, artigianale, e non di quelle cose che se ne trovano a migliaia dello stesso pezzo, ne trovo uno a migliaia. A migliaia, sì, sì. Bene, grazie Marcello Raffè, grazie per la chiacchierata, e buona fortuna, buon lavoro. Grazie, grazie a voi, mi ha fatto molto piacere che siete venuti nel nostro paese, e di nuovo grazie e buona serata a tutti. Per la serie riscopriamo gli antichi mestieri, riscopriamo i lavori artigianali. Sono qui sempre ad Altomonte, all'interno del laboratorio di lavorazione del ferro, e sono con Maurizio Franco Gaeta. Maurizio, ciao. Ciao. Tutto bene? Sì, sì, grazie a voi. Benvenuto. Ma si tira, grazie, si tira, si tira. Allora Franco, spiegaci un po'... questo tuo lavoro ancora artigianale, perché vedo, ti vedevo, come dire, piegare, mo ci vuo mina moku ferre cavodo, è vero, c'è il famoso detto mina moku ferre cavodo. Spiegaci un po' questo tuo mestiere, quest'arte, che cosa fai? Allora, noi facciamo tutto ciò che riguarda il ferro battuto, che è la cosa che poi ci gratifica più di tutto quanto. Facciamo tutto artigianalmente, compriamo poco,
compriamo e cerchiamo di fare dal niente realizzare qualcosa di bello. Beh, è una cosa bella perché chiaramente, voglio dire, Franco, per chi capisce che il lavoro artigianale ha un valore diverso da quello fatto in serie, voglio dire, no? Cioè, voglio dire, realizzare un passamano per una scala, una ringhiera per il balcone, realizzato in modo artigianale sicuramente avrà un pregio diverso da quella già bella e fatta, come certo. Si suol dire. È molto sacrificoso, molta fatica, insomma, questo sì. Non tutti riescono a capire in realtà quello che noi facciamo con le mani. Ebbene, allora, io stavo vedendo che tu hai realizzato questa cosa qua, che mi sembra una faccia di la testa di un serpente. Un serpente, anche con la coda, se tu vai a guardare la coda. Praticamente questa, a che serve questo? Questa qua, anticamente, si metteva ai portoni, era la varra. La famosa varra, per chiudere. Davanti però, dall'esterno, dov'è che poi si metteva il lucchetto e quindi lì dici non entrare perché ti mordo, sono anche velenoso. Non è la varra, che invece c'è l'altro tipo di varra che si mette dietro, per sbarrare, esatto. Esatto. E quindi questa qua è la varra che si chiude poi con il lucchetto. Invece ho visto che facevi il classico riccio. Sì, c'è il classico riccio che facciamo sempre, ma poi da dimensione un po' più grossa andiamo a fare le cose più sottili, insomma sono cose che questi qua ti vengono naturali, ecco, man mano che tu lo fai esce il lavoro. Certo, quando hai iniziato tu con questo lavoro? Allora, da quanto tempo lo fai? Io ti dico soltanto questo, mio nonno, dopo 6 nipote femmine sono nato io. Esce tu. E quindi lui voleva che dovevo studiare. E papà faceva il muratore, lui faceva l'agricoltore e io ho preso sta passione di sta cosa, ma a scuola purtroppo non ho voluto e oggi mi sento soddisfatto. Quindi ho cominciato alla fine delle scuole medie ad andare in una bottega artigiana d'Alto Monte con un grande maestro che adesso non c'è più, e sono stato con loro un po' di anni e poi ho incominciato. Io, la bottega è aperta da 37 anni qui ad Alto Monte, iscritta. Franco, il discorso qual è? Che, come dire, molte volte forse è meglio, come dire, imparare un mestiere e non andare avanti con gli studi. Attenzione, non sto dicendo che non dovete studiare, perché qualcuno Paolo ma ha detto che non dovete studiare, no, che forse poi alla fine di tanti anni di sacrifici, di studi, di sgobbo sui libri e cose, non si trova poi, come dire, lo sbocco giusto che ti gratifica per tutti questi anni che tu hai sacrificato. Quindi molte volte, e poi se c'è la passione è bene anche imparare un mestiere. Ci vuole passione, ci vuole determinazione nelle cose e tanta fatica su questo assolutamente. Io non so mio fratello come ho fatto a convincerlo, perché come ti ha convinto, scusa? Vedendolo tutti i giorni, insomma, poi le opere erano opere particolari, insomma, poi mi sono... Noi abbiamo pure realizzato il monumento qua ad Alto Monte dei Caduti, abbiamo fatto tante opere. Pure. Il monumento dei Caduti è stato realizzato da voi? L'abbiamo fatto noi, quello là, abbiamo fatto tante opere, insomma. Poi con il passare degli anni ti ci appassioni. Ti sei appassionato anche tu e quindi... Sicuramente sì, perché realizzi oggetti che non trovi in giro, insomma, dalla tua idea ti viene fuori qualcosa di nuovo, qualcosa di originale, insomma, che in giro non trovi. Perfetto, io sono convinto che ancora c'è qualcuno che è alla ricerca di questo tipo di cose realizzate così artigianalmente, perché sicuramente hanno un altro pregio. E adesso me ne vado. Davvero? Sì, lo giuro. Io starei. Però la paura mia, sapete qual è? È che mi date una mazzetta di quelle e mi dice: caro Paolo, mina mo cu ferre cavolo. Ciao, ci vediamo, buon lavoro. Grazie. Ciao. Gli sembrano un mazzolino di fiori, i tuoi capelli sembrano
mazzolin di fiori, una bella comattia, non l'ho vista mai, una bella. Amici di Sigiri con me, facendo visita ad Altomonte, vi ricordo che siamo in provincia di Cosenza. Pensate voi che potevamo fare a meno di venire ad incontrare, a fare visita ad Enzo Barbieri? Sicuramente impossibile. Ed eccomi qua insieme ad Enzo Barbieri, che ringrazio, ambasciatore, nominato ambasciatore di Calabria straordinario, ho detto bene? Intanto è un piacere di rincontrarci dopo un po' di tempo, e raccontaci un po' questa esperienza di Calabria straordinario. Intanto ringrazio te per questa bella occasione che mi dai per esprimere un pensiero, e ringrazio la nostra amministrazione, che grazie all'amministrazione credo che tu sia qui a chiacchierare con noi e a parlare della nostra bella città. Dunque, la nomina di Calabria straordinaria è stata una bellissima nomina fatta da Fausto Orsomarso quando era assessore, oggi lo ringraziamolo comunque nonostante sia senatore della Repubblica, ed è stata una cosa che mi ha coinvolto molto, perché come dire, il mio entusiasmo non è che è cambiato più di tanto, perché è già al massimo, però il fatto di essere ambasciatore della Calabria straordinaria mi ha reso più responsabile su tanti bei fatti, su tanti begli avvenimenti, su tante cose che succedono, accadono, su cose belle, parliamo sempre di cose belle. Oggi io sto girando l'Europa, l'Italia, stiamo facendo cose meravigliose. Ecco, volevo arrivare proprio a questo: qual è il compito dell'ambasciatore di Calabria straordinario? Il compito dell'ambasciatore Barbieri è quello di raccontare. Io durante le mie uscite cucino, con il mio staff organizziamo eventi gastronomici soprattutto, ma la cosa più importante, oltre al fatto di valorizzare quello che di meglio c'è in Calabria, la cosa più importante è quello che io racconto. Io amo raccontare la mia bella terra attraverso il cibo, attraverso le peculiarità che ci sono nel nostro territorio. Parliamo di cipolla, parliamo di patate, parliamo di limoni, parliamo di tutte le cose che hanno ottenuto dei riconoscimenti ufficiali. Pensate ultimamente anche il finocchio di Isola Capo Rizzuto, che ho trasformato in due ricette meravigliose che stanno andando a ruba: la crema di finocchio di Isola Capo Rizzuto IGP Calabria e il finocchio sott'olio. Quindi sono ricette un po' innovative, particolari, non sono proprio tipiche, sono state un po' inventate, perché avevamo questo strumento bellissimo e noi l'abbiamo trasformato. Entriamo in questo caso in quello che è, come dire, l'arte dell'agri-chef. La cosa più bella è quella di raccontare quello che si cucina, quello che si prepara. Raccontare, perché la gente, oltre al fatto di gustare, oltre al fatto di apprezzare i nostri tanti buoni piatti, le nostre specialità, ama sentire la storia di chi fa il formaggio di capra, ama sentire come nasce la mucca podolica, come dove si coltivano le patate silane. Quindi, tutte queste cose, tutte queste ricette, questi prodotti si moltiplicano di appeal quando le racconti, quando racconti per i personaggi che stanno intorno ad ogni prodotto. Per esempio ad Altomonte ti dico una cosa simpatica, non ce ne vogliano i nostri amici della Basilicata, abbiamo appena costituito qui all'Hotel Barbieri la confraternita dei Zafarani Cruschi, che tu avrai assaggiato oggi, perché ad Altomonte, quando in Altomonte, nelle case ti fanno assaggiare subito questa specialità, che io dico sempre nascono in Basilicata, assolutamente sì. Questo questo glielo dobbiamo, ahimè per loro i nostri sono migliori, ma non è merito di Enzo Barbieri, perché noi usiamo un peperone particolare, ma soprattutto il peperone crusco nostro non è utilizzato come lo utilizzano loro, sbriciolato sulla pasta, così. Noi lo abbiniamo al baccalà fritto, lo abbiniamo all'uovo,
se tu fossi venuto stamattina presso da me avresti mangiato per esempio un uovo in purgatorio, che è una delle cose che ho... vita che non mangio un uovo in purgatorio. Ed è fantastico. Ma perché con... col pipe crusco? No, quello col crusco è diverso. È fritto. Invece l'uovo in purgatorio con i pomodorini siccagna, un profumo particolare, ed è una cosa che ormai incomincia a caratterizzare la nostra bella cittadina. Quindi ci sono tanti piatti che secondo me il cibo personale, il cibo identifica il luogo, identifica i cittadini. Quando si dice dimmi come mangi ti dirò chi sei, oppure dimmi chi sei ti dirò come mangi, ti dirò chi sei, vabbè. Esatto. Ad Altomonte c'è questa cultura del buon cibo, cibo chilometro zero, cibo tradizionale. Per esempio in questo periodo ancora non incominciamo a vedere i balconi qui, non tanto i fiori ma le collane di peperoni, e in bilari di zafarani come dicevano in dialetto, i pomodorini siccagni, i siccatirri fra poco incominciano a comparire davanti agli usci di casa, queste bellissime esposizioni di siccatirri di zucca, che sono cose diventate ormai rarissime. Però facciamo capire ai nostri amici che ci stanno guardando, i siccatirri di zucca cosa sono? I siccatirri di zucca è un modo come conservare le zucche. Pensa, vi racconto un particolare bellissimo. Quando c'è stato Expo, io ero ad Expo rappresentavo la Coldiretti della Calabria, sono stato 15 giorni, è stata un'esperienza bellissima. Avevo preparato dei piccoli cadeau da offrire agli ospiti che venivano al nostro stand, che erano un fagottino ben sigillato con la Cerelac, con all'interno tre gomitoli di seccatini di zucca. L'amico Sala, che all'epoca era il presidente di Expo, così, quando ha visto questa cosa è impazzito, perché il tema di questa ultima Expo a Milano era la conservazione dei cibi al naturale, senza sofisticazioni particolari, senza macchinari. E loro avevano come testimonial per questa cosa, avevano per esempio un paese del Medio Oriente. Quando ha visto le nostre cose ha detto: Barbieri, se ti avessi conosciuto prima avrei messo i seccatini di zucca come simbolo di questo nostro tema. Quindi perché ad Altomonte si sta bene? No, perché c'è questa cultura. Non so se dipende dal fatto che siamo un paese un po' dell'interno, se siamo un paese fortemente radicato all'agricoltura, un paese fortemente radicato alla tradizione, che inizialmente potrebbe sembrare un difetto. Forse no? È un po' di tutte queste cose che hai appena citato, perché forse ad Altomonte ancora si sentono alcuni valori, si conservano alcuni valori inteso a 360 gradi, e per l'artigianato, e per la cucina, e per tutto il resto. Grazie Enzo, buona Calabria ancora più straordinaria. Buona Calabria a tutti, e ripeto, ancora senza voler essere pesante, ricordate che la Calabria vi attende, ricordate che Altomonte vi attende, Altomonte è un paese ospitale, ma soprattutto Altomonte si mangia bene. Mamma Sigrestini. Mamma, non sono buoni Sigrestini. Massimo, sto arrivando, Massimi, arrivo. Buongiorno, chef. Buongiorno. Come va? Mamma Sigrestini, Massimo. Benvenuti. Complimenti. Buongiorno. Mi piace. Mamma, cosa buoni. Allora, cari amici di Sigiri con Mia, attenzione, perché siamo arrivati al momento di conoscere uno dei piatti tipici del posto che visitiamo oggi con la trasmissione, che ormai sapete che è Altomonte, uno dei borghi più belli d'Italia, in provincia di Cosenza. Ebbene, siamo all'Osteria San Francesco, sono con il nostro chef Massimo, che oggi ci preparerà un piatto gustosissimo, ragazzi, perché è un piatto con il baccalà, e il baccalà è un alimento straordinario. Massimo,
che come lo prepariamo questo baccalà? Sì, intanto è imboccolato. Allora ci tengo a dire una cosa, che cosa? A me piace, già 10 anni fa abbiamo aperto, quest'anno facciamo 10 anni in effetti. Auguri, buona fortuna ancora per il futuro. È proprio l'insegna, abbiamo scritto piatti tipici rivisitati. C'ho quella passione, quella creatività di unire i prodotti del territorio. Bravo. Però a mescolando. Bravo, perché io sono un appassionato di cucina e faccio anche questi esperimenti ad abbinare quelli che secondo me sono gli alimenti che si possono unire, perché chiaramente se tu vai a mettere nduja giù un brodo di pollo non va bene, giusto? Quindi seguendo bene la stagione pure. Perfetto. Infatti, oggi quindi prepariamo il baccalà. Il baccalà con questo prodotto. Questa è la cesta che rappresenta oggi il baccalà. In questa cesta abbiamo tutto. Tutti i prodotti del territorio. Che sono? Di stagione. Che sono? C'è la cicoria. La cicoria. Peperoncino secco, come una volta che li conservavano così. Perché c'è secco. Una variante che possiamo fare sia secchi, sia piccanti che dolci. Certo. Con peperoni secchi. E poi c'è questo bel mazzetto qua. Che mazzetto? Questo qua. Perché lo devi regalare questo? Questo lo regaliamo al baccalà oggi. Ah, che fortuna, baccalà. Pensavo c'era qualche. Vabbè, e che c'è lì dentro? Ecco, c'è dell'alloro, alloro, del rosmarino, del finocchietto selvatico. Abbiamo dell'aglio selvatico. Cos'è? Aglio orsino, aglio che non tutti sanno. Ecco. Questo puoi usare dal fiore al gambo. Oggi in cucina. Sì, quindi oggi il baccalà lo prepari con questo aglio orsino. Oggi cucineremo con quest'aglio che è molto meno forte. Ed è perfetto, assaggeremo questa lucina. Salvia, che lui, anche la salvia che metteremo sul baccalà, che lo faremo a vapore. Vedo bolletto, che come si un altro ingrediente importante, vedo che preparai il condimento, è la cicoria. È la cicoria, che giusto? Abbiamo già vista. Perfetto, perfetto. E metteremo anche un tocco di fave. Più, le fave. Mamma però mia. Le fave fresche, perché prima si usavano fave e baccalà, quelle secche. Noi adesso mamma che primavera è una primizia, useremo fave secche. E allora oggi verrà fuori un piatto davvero straordinario. Ecco. Massimo, abbiamo poco tempo a disposizione, sì, dobbiamo partire un con la preparazione. Che se n'è andato. Arrivederci, no, Massimo. No, no. Ah, ci sei, meno male. Faccio vedere perché partiamo da delle cose un po'. Che sta facendo? Ecco. No, questo mi che serve facendo dopo per decorare il piatto. Partiamo. Sta tagliando l'ugna le cose. Ah. Bene, allora vogliamo iniziare la preparazione, Massimo, di questo piatto? Sì. Da dove si inizia? Allora, si inizia dove dopo dobbiamo aspettare, se no, quindi iniziamo dal piatto forte, che è il baccalà. Qua ho messo dell'acqua a bollire. Ah. Perché il baccalà che si va lo facciamo a vapore. Di vai. Mentre lavori me lo spieghi, se no Massimo dobbiamo dedicarti tutta la puntata, allora, e non ci riusciamo. Questo è il baccalà, già lo baccalà spugnato, bene, perfetto. Ecco, che bel baccalà. Faremo, ecco. Che io poi è importante solo baccalà secco. È anche la buona, è importante la qualità pure del baccalà, sì, chiaramente. Allora, più spesso è meglio. Certo, allora, infatti. È molto semplice questa ricetta, però viene fine nello stesso tempo. Mettiamo così. Eccolo qua. Mettiamo, allora mettiamo a cuocere il baccalà. Un pezzo di limone. Che serve per un pezzo di limone. Sì. Ah. Serve per togliere quel forte dopo del pesce che potrebbe fare. Ah, perfetto, perfetto. Come nel frigo si mette il limone per gli odori, bene. Allora copriamo, adesso però ci andiamo ad occupare del condimento, diciamo, no, di questo baccalà. E da dove? Come dicevo, ecco, prendiamo L'aglio orsino. Ma ecco, scusami Massimo, qua chef, cresce questo qua? Cresce sì, nella mia campagna. Sì. Anche a me piace fare. Ah, benissimo. Andiamo avanti. Okay. Andiamo avanti. La sminuzzata, come fosse un'erba cipollina, ecco. Però è molto delicato rispetto all'aglio. Andiamo a mettere. Ecco. Qua, in padella. In padella. Ah. Così. Poi l'olio extravergine d'oliva. Sì, senza olio dove andiamo? Sempre del nostro territorio. L'unico, se una piccola accortezza, la cicoria richiede abbastanza olio, deve essere bella succulente. Se Molto asciutta, per il sapore, per il sapore è importante, insomma. E adesso è chiaro. La famosa zafarana. Secca in questo caso perché diventa crusca se la fai nell'olio bollente, però a me piace
Certo, diciamo che la zafferana crusca diventa, nelle bollette vanno cotte intere o alle starelle, sì. Insomma questa è la zafferana macinata. Molto grossolana, la vado a mettere. Salutiamo gli amici di Coso, dove abbiamo realizzato una puntata, di Tortora, dove c'è l'associazione proprio della zafferana. Ecco, aspettiamo un attimo che... E che si muove? Per questione di tempo... L'ho già preso. Già lessata la cosa, la cicoria, certo. Sennò per la valle, certo, ci vuole un po' di tempo, quindi abbiamo già. E quando inizia un po' a soffriggere così, ma leggero, senza fare. Si inserisce, si mette la cosa, se no lo bruciamo, giusto? Sì. Ne capisco io però. No, vedo che. Non insomma, diciamo che la mano, ma guardo come si suol dire dalle mie parti. Ecco qua. Così mettiamo, abbiamo mandato giù la, un po' di sale. La cicoria. Il sale. Tengo a precisare che a me piace fare una cucina semplice, né unta né forte, proprio delicata. Sono d'accordissimo con te, però il necessario ci vuole come condimento. Sì, il mordente devi dare, non puoi fare. Il necessario ci vuole, per forza. Che c'è qualcuno che certe volte dice, cusso sale, Massimo. Dice, c'è cusso sale, ho capito. Ma se tu devi fare la dieta, va bene, ma se devi mangiare, non è che puoi mangiare senza e sale. E dopo faccio le... Ci andrebbe qualche fava, qualche perché fava. Qua io già... Ce le hai già fatto. Pulite, bene. Un altro piccolo accorgimento: per fare questa crema di fava bisognerebbe togliere... Bisognerebbe la parte esterna, cuore. Certo. Dammo cuore, dammo cuore, da fava naturalmente. Il cuore della fava. E poi vi faccio vedere che io già ho realizzato... Che cosa? Salsina. Ah, queste sono le fave, quindi. Sì, che poi vi faccio vedere come va. Perfetto, quindi la salsina, nella salsina che ci sono? Nella sono le fave frullate o c'è... Olio d'oliva e menta. Che ah, che bellezza la menta, quindi che gli dà un profumo eccezionale. Abbiamo usato tutto. Beh. È, se posso dare un consiglio, si può usare anche su del pesce, su crudo di pesce, molto 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 buono. Ah, questa cremina di fave, sì. Fave abbiamo detto, menta. Fave e menta. Alcune e mettono anche dei pinoli così, però a me andiamo su frutta secca così, a me piace di molto. Benissimo. Lasciarla così. Con la frutta sexy pure io. Frutta sexy non sono molto d'accordo. Mamma mia, adesso non sta facendo, ecco, vediamo se cosa. Un attimo qua. Un attimo. Guardate. Scusa. È già pronto? Sì, basta poco, 3-4 minuti beccato. Che... Ecco, sì, vabbè, il baccalà non è pesce comunque, poi alla fine non è che... Adesso... Richiede molto tempo per la cottura, capito che voglio dire? Sì, perché caloria. Già cotto la sale. Non è, che... è vero. Cosa avete detto? Niente. No, la schiena, la gente che viene qua, i dolore alla schiena. Che dicono, ma mi puoi dare due grissini? Perché non le mettiamo. Ma quali grissini? Dove sono questi grissini? Non li posso dare. Torno non li posso dare perché c'è molto lavorazione. Lo so, c'è pure a me. E quindi una lavorazione che. Io sono a posto. Come siamo a posto? È finito il piatto? No, dobbiamo. È finito? Impiattare, sì, molto... Ah, quello non va insieme... No, lo mettiamo a parte sopra. Ci tengo pure io pensavo mantenere tu, i colori. Io pensavo che tu lo facessi cuocere poi nel condimento. No, va montato tutto insieme. Prima e montiamo, dopo... sì. Chef, montiamo. Tra cielo e mari. Stavo sistemando sti grissini. Quali grissini? Stavo preparando qua così facciamo vedere come montiamo. Ok, chef, andiamo avanti. Bene. Facciamo qua. La canna pacciolo tanto non c'è. No, canna. Casi viene a Rocco Loria, il chef sta al lato, la canna pacciolo si va a attaccare un carcagno. Lo attacca. Allora, quindi qua. Mettiamo la cicoria in questa coppa pasta. La cicoria. Mamma mia,
Bellissima questa cosa. Ah, viene una favola, come colore. Ma la coppa persa piace... poi la togli. Sì, poi la non è che si mangia. No, no, questo... giusto per mantenere, come dire, la forma. Sì. Bellissimo questo vabbè. Piatto. Questo va bene. Che devo venire a trovare qualche volta, me lo devi fare. Sì. Massimo, questo. No, queste che noi facciamo sono sempre piatti che, tranne sicuramente se giorni festivi che c'è troppo folla. Sì, certo. Però... però andiamo avanti. Vabbè, adesso baccalà. Adesso lo baccalà. Baccalà. Lo prendo la con schiumarola. Baccalà qua. Baccalà con la cicoria, guardate, guardate. Baccalà con la cicoria, la cremina fatta con le fave, la menta, la zafarana crusca, la zafarana no, macinata più che crusca. Ecco, bellissimo. No. Immagino che uno giro d'olio là sopra ce lo farà, è vero? Anima. I fiori di sabbia. I fiori di sabbia stiamo mettendo. Ah, sì. Che serve come sia colore, ma va bene anche. Quindi sono commestibili, si possono mangiare i fiori di salvia. Facciamo così. Di solito ci fanno le tisane. Una riduzione d'aceto balsamico. Facciamo giusto una cosa per non rabbellire. E poi. Ma che dato che sono commestibili, mettiamo che sono? Un richiamo dell'aglio orsino. Lo mettiamo sì, io qua, c'ho il richiamo. Che va. Il richiamo di così. Nella guarnizione. Mamma mia. Poi la nostra zafarana. Ecco, zafarana. Mamma che bellezza. E poi, l'olio extravergine. L'unica cosa che manca, secondo me, è manca qualcuno che se lo mangi arrivato a questo punto. Mamma mia, abbiamo terminato, no, chef? No, no, non ancora? È la crema di fave. Ah già, la crema di fave. Che si sposa bene. Mamma mia, auguri. Si sposa oggi. Sì. Mamma che bontà. Guardate qua. Oggi devo dire che abbiamo visto davvero una ricetta. Lo facciamo vedere bene al camera. Abbiamo visto una ricetta particolare. Giralo un pochettino così, così facciamo vedere anche la crema. Non è che ne cade. No, 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 assolutamente, lo facciamo cadere. Allora, cari amici, siamo stati all'Osteria San Francesco ad Altomonte. Dei fratelli di Leone. Dei fratelli siamo di due Leone. Due fratelli gemelli. Due fratelli gemelli. Ma te lo faccio conoscere. Di che segno siete? Scorpione. E allora non siete gemelli, siete scorpione. Scorpione come me, stavo scherzando naturalmente, grazie. Tuo fratello come si chiama? Francesco. Salutiamo anche Francesco. Francesco e Massimo di Leone qui all'Osteria San Francesco ad Altomonte. Se lo volete assaggiare questo piatto, ma non solo questo, tanti piatti della tradizione rivisitati. Rivisitati grazie. Con figurati, grazie con abbinamenti straordinari perché lo chef chiaramente lo fa di mestiere. Quanti anni è che fai? 36. 49. Lasciamo stare. Da una fessura c'è una. 49 ne hai? Complimenti, te ne avete 52. Bene, allora, cari amici, grazie per essere stati con noi nella cucina della dell'Osteria San Francesco, grazie chef. Grazie. E complimenti grazie per, a voi. Per il piatto. Noi ci spostiamo e lo so, è un po' difficoltoso spostarsi dopo questo. Cosa? No, giuro Massimo, non ho toccato niente, chef. No, mi fa male un po' la schiena. Facciamole vedere, no? Che cosa? Allora, ma vi faccio e dove l'hai prese queste grissine? Queste, ma devono essere prima, buoni. È tutto dall'Osteria San Francesco. Rimanete con noi a Altomonte, provincia di Cosenza, per Sigiri con Mia di oggi. Ciao, chef! Scusa, scusa, te devo dire una cosa, scusa. Lo sai che... Abbiamo porci giozzo tanto bello e allora tenia come uno gioiello e la mattina me lo governava e come un pascià lo trattava, ma la porceggia tu compare mia lo sguardo ci ha gettato e rasso sia su porco mia la capo si è montata e la mattina poi si è scappato. Poi porco porco mia benedetto, non chiancia via ma chiancia copri sotto, da quando che è scappato porco mia, sto cuore ha perso tutta l'allegria, da quando che ha fatto sta pinzata,
non mangio più salsiccia e soprassata. Da quando ti sei messo andato un biccio, non faccio gelatine e sanguinaccio. Un applauso al maestro Barbieri. Ebbene, cari amici di Sigiri Cumia, grazie per essere stati con noi. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Altomonte per averci ospitato in questo straordinario borgo tra i più belli d'Italia. Un match continuo, Magaria. Ebbene, se l'ha rubato dentro, porco mio. No, volevo dire che cioè, mi fa bene una cosa che parragliano che ha risbigliato ancora. E allora volevo dire, seguiteci sul canale 10 in tutta la Calabria ogni domenica alle ore 21, sul canale 110 in tutta la Sicilia e in tutto il mondo in diretta streaming su www.videocalabria.tv. Bene, questa è la penultima puntata di questa 17ª edizione. Dove saremo domenica prossima per concludere questa 17ª edizione di Sigiri Cumia? Niente, dovete seguirci, lo scoprirete domenica prossima alle 21, è vero maestro? Riusciamo in musica con questo ritmo a salutare e a ringraziare gli amici di Pordenone? Come no? Come facciamo? Come possiamo fare? Stamattina chi pienone sono venuti da Pordenone. Stanno girando pigavo tuo mondo. Una cosa che ha fino do mondo, tiki-ti-ti e tiki-ti-ta, tiki-ti-tiki-ti-tiki-ti-ta. Fermati, perché sono io lo patrone e saluto l'amici Bordenone. Ma è andata così. A domenica prossima. Ciao da Altomonte. Ascolta con la fantasia, Sicili Cumia, te sali chi via, me salo pure io, si devi io a te. Chi te combaci sul problema? Chiama un paese tu ci vieni. Ma sei cretino? Fuma televisione dopo canta, bello bello che ti faccia tanta. E dada te? Sicili Cumia, te sali chi via, te ragina sporta con la fantasia. Sicili Cumia, te sali chi via, me salo pure io, si te vio a te.